Io ho una convinzione, forse sarà una convinzione che mi deriva anche dalla speranza che io ho, che continuo a avere nonostante le delusioni, che insomma la speranza che si possa convincere le persone prima di esprimere dei giudizi a ragionare, a riflettere e cercare di capire i grandi drammi che il Novecento ha portato. Sul fatto specifico di Rovetta, che si ripete ogni anno, questa adunata, questo raduno, chiamiamolo in questo modo, che qualche pochissimo reduce, perché ne sono rimasti pochini di reduci, sia da una parte che dall'altra, e invece teste rapate più o meno con dentro materia grigia che arrivano un po' da tutta Italia, con questa esibizione di gagliardetti, di simboli, di immagini, di tutto quello che si può mettere in campo, si radunino e facciano chiaramente apologia del fascismo, perché basta vedere i video che sono stati fatti dei loro incontri, basta leggere qualcosa anche della stampa più ordinata e osservante, no? Ma però deve dire che a un certo momento il grido presente sui 43 nomi che vengono scanditi lo urlano, che i saluti romani si sprecano. Ecco, qual è il problema di Rovetta? Il problema di Rovetta è uno solo, che secondo me il tutto avviene anche per la permissività delle istituzioni, che non vogliono assumere le loro precise responsabilità, che sono quelle di denunciare ciò che avviene a Rovetta, di fermare alcuni dei organizzatori, promotori, non so come definirli, di questi raduni, e in base a un articolo preciso della Costituzione italiana, che però è poi anche nel codice penale, si faccia loro presente che sono passibili di denuncia perché hanno commesso il tale reato, che è l'apologia del fascismo. Io l'anno scorso a Rovetta, pochi giorni prima del solito raduno, ho accusato, so che lui se ne è avuto molto male, minacciava a sfrancarsi, poi non ha fatto niente, ho accusato il sindaco di Rovetta, che penso che il suo comportamento era un comportamento che io non sono a me provare, ma che non rispetto, perché quando una signora di Rovetta, quindi una cittadina di Rovetta, non esterna, è intervenuta nel dibattito dicendo: ma lei professore cosa pensa che si potrebbe fare? Ma io, dice, che sono di Rovetta, devo subire una volta all'anno la mia casa, neanche a farlo apposta, è là vicino al cimitero, e io una volta all'anno devo blindarmi in casa perché poi sento le musiche, sento il Faccetta Nera, tutte queste. Dice, io mi sento impedita nei miei diritti fondamentali. Vedo, signora, lei ha ragione, però qui in sala è presente il sindaco, lei risponde a lui. Lei ha diritto di chiedere al sindaco l'assunzione di responsabilità precise. Il sindaco dice, io non posso perché ho due vigili urbani, non so quanti ce ne saranno a Rovetta, due immagino, non posso evidentemente andare a intervenire con quei là che magari vi picchiano anche i vigili, può essere una risposta, però il sindaco va dal prefetto e va dal prefetto e gli dice: io sono il sindaco di Rovetta, mi trovo in questa situazione, le faccio presente che lì si fa apologia e quindi chiedo un intervento